Un ben ritrovati da Fabio Sinatti e subito andiamo a commentare un po' le manifestazioni che questa estate caldissima sta offrendo nella provincia di Arezzo a tutti gli appassionati che non si stancano nonostante, come ripetiamo, il caldo torrido. Qui siamo a Levane in occasione del Comandar di Notte, una manifestazione che oramai ha cominciato ad avere un suo significato da un punto di vista proprio della presenza, della partecipazione di atleti da ogni parte e soprattutto anche da un punto di vista numerico. Gli organizzatori di questa manifestazione sono stati veramente in gamba ad allestire sempre in modo egregio questa iniziativa. E qui siamo, diciamo, dalle retrovie che stiamo recuperando un po' i vari concorrenti che dovevano affrontare tre giri in un percorso, direi anche in certi tratti leggermente impegnativo, poi dopo tutto nel centro di Levane, quindi sicuramente uno spettacolo che per molti è stato l'occasione per allenarsi, per vedere un po' all'opera tanti partecipanti. Ecco, qui siamo proprio nelle parti, diciamo, interne di Levane, che veniva un pochino occupato in lungo e largo, completamente privo di automezzi, quindi di macchine che sono state, diciamo, appositamente fatte deviare, quindi il percorso completamente a disposizione per i concorrenti. Sempre più spesso questo si sta verificando, segno che gli appassionati di podismo e quant'altro riescono a far sentire la propria voce anche in queste circostanze. Quindi una volta eravamo un pochino in difficoltà per poter avere queste possibili, diciamo, strade libere, ora invece è sempre più diffusa questa formula, anche perché è diventato un modo come un altro, diciamo, di incrementare anche la partecipazione, ma soprattutto anche di far vedere le varie cittadine. Quindi intanto vediamo nel gruppetto di testa, in cui già subito Midar Hisham ha preso il volo, e dietro invece un bel gruppetto, vedete, con Graziani, con Occhiolini, e qui siamo sulla testa della corsa con Midar Hisham, l'atleta marocchino che corre con l'atletica castelfranchese, con la politica castelfranchese, che ha preso subito il volo. Addirittura in un articolo che ho inviato ai giornali, diciamo, ho scritto che è arrivato di corsa velocemente, ha vinto la gara e poi è ripartito subito, proprio segno che doveva venire lì a Levane per correre, poi doveva ritornare, anche perché non aveva altri mezzi per poter tornare a Firenze, quindi ha ripreso il treno subito dopo, diciamo, l'arrivo della competizione. E qui, ecco, come dicevamo, gruppetti che si sono formati in questo percorso saliscendi che Levane offre a un po' gli appassionati, diciamo, del podismo. E come dicevamo, in questi periodi caldi, ecco, la serata giusta, perché intorno alle, diciamo, le 8:30 la gara ha preso il via, quindi sicuramente questo ha permesso un pochino più di refrigerio da parte dei partecipanti. Grande partecipazione anche da un punto di vista delle ragazze, quindi dal punto di vista femminile. Qui intanto vediamo Midar Hisham che già prende subito il vantaggio, alle sue spalle Giovanni Nucera, un triatleta della Rinascita Montevarchi che si è presentato recentemente all'attenzione, diciamo, del grande pubblico, e poi subito dietro Graziani, Occhiolini, Brezzi, Tartaglini, Metius, Annetti, Fatichenti, Bernini. Questi sono un po' gli atleti che hanno un po', ecco, che vediamo Fatichenti, che fra l'altro è il leader assoluto del Grand Prix, che ancora sta mantenendo questa sua leadership. Quindi vediamo Alessandro Annetti che ancora quest'anno stenta un pochino a partire, dovuto proprio alla mancanza proprio di stimoli che lo possono indurre ad andare un pochino più forte e più impegnato. Quindi intanto vediamo il gruppetto degli inseguitori, sono sei in ultimo di questo gruppetto da Tartaglini, poi Alessandro Annetti che perde un pochino di metri, comunque non demorde, anzi addirittura poi dopo cercherà un pochino di recuperare se, diciamo, nel percorso. Qui intanto, ecco, vediamo susseguirsi un po' i vari concorrenti. Dicevamo che dopo le primi di luglio, questa del 24 di luglio è stata la gara che ha ripreso il Grand Prix dell'edizione 2017, che quest'anno vede proprio nella seconda parte della stagione tantissime competizioni, quindi metterà un po' a dura prova i vari concorrenti che
cercheranno, nonostante diciamo il caldo, nonostante anche a volte la vicinanza delle gare, di poter partecipare il più possibile. E ricordiamo che proprio nell'ultimo periodo di, diciamo, di luglio e primi di agosto sono diciamo numerose le competizioni inserite nel circuito del Grand Prix. E avevamo poi, dopo vedremo anche le immagini per quanto riguarda la Corria Cortona, ma superato la Corria Cortona ci sarà già la gara di mercoledì 2 agosto, quella della Runner Running di Broglio, poi ci sarà l'11 invece al Santuario delle Vertighe lì a Monte San Savino, poi ancora il 13 la Pratomagno Run, una competizione particolarmente impegnativa, proprio dai prati di Loro andremo a finire direttamente alla croce del Pratomagno, quindi a 1600 metri di altezza, quindi veramente sarà l'occasione anche per assaporare un po' di fresco se lì diciamo ci saranno le condizioni. Intanto vediamo che concorrenti stanno scorrendo qui nella parte centrale, dove era allestita anche un po' la festa. E qui vediamo Lachi, vediamo anche l'altra concorrente Liberatori che ha ricominciato a correre, poi vediamo Monnani. Ecco, dicevamo che le competizioni poi si susseguono il 13 di agosto, addirittura andremo al 17 di agosto invece alla Corri Lerchi, una competizione che ormai anche questa qui è giunta alla 10ª edizione. E poi ancora a seguire la corsa della Zolfino, quella a Castelfranco di Sopra, quindi veramente tante competizioni nell'arco di diciamo di una 15-20 giorni, pertanto non c'è tregua per i partecipanti alle corse podistiche. E qui vediamo sempre comunque molto più partecipata anche la presenza diciamo di atleti. In questo caso qui principalmente le categorie forse più agguerrite, più numericamente presenti, sono la categoria dei veterani, dove effettivamente si stanno assemblando tantissimi partecipanti. Quindi intanto vediamo Sguerri Silvano ancora nella breccia per quanto concerne la categoria degli oro, che ovviamente ha un vantaggio nettissimo nei confronti degli altri più diretti avversari. Ecco, avete visto già nello spazio di un giro quanto è stata la selezione che ha diciamo impresso agli avversari. Vediamo tanto Nicolai, vediamo Moreno Sinatti, chiaramente qui le condizioni diciamo anche fisiche, molti sono tornati anche dalle vacanze, altri meno. Qui intanto vediamo ancora Midar Hisham al secondo passaggio, la sua corsa solitaria, e poi Nucera che cerca un po' in qualche modo di poter rintuzzare diciamo l'attacco del protagonista. Poi Graziani che si stacca dagli inseguitori direttamente con Filippo Chiolini e Brezzi che cercano in qualche modo di recuperare per potersi piazzare nel podio, e quindi ancora hanno a disposizione ancora un giro. Ecco, vedete questa, diciamo, questo rettilineo finale che fra l'altro poi è anche in salita. Qui intanto vediamo Alessandro Annetti in questo frangente, che cerca diciamo di recuperare un po' i vari personaggi. Qui intanto vediamo Gibina Milcar che ha qualche difficoltà purtroppo per quanto riguarda quando si sta tornando verso la notte. Qui intanto abbiamo visto anche Fatichenti, Metus, Malvin, ecco via via si susseguono, poi ancora abbiamo visto Bernini, poi Gasmi, Fani, Bucca, Fani l'altro fratello, poi Bettarelli. Ecco, si susseguono qui, chiaramente anche il paese assiste diciamo in senso positivo a questa competizione, che poi è tutto nell'ambito della festa del perdono. Poi abbiamo visto Mori, l'altro giovane della Subiano Marathon, insieme a Refi e poi a Fontani che si sta rivelando un po' il personaggio dell'anno per quanto riguarda la categoria dei veterani. Sembra che non abbia avversari, almeno diciamo in moltissime competizioni è il protagonista. Qui vediamo Bellardini di Roberta, anche lei che sta riprendendo diciamo quota nei confronti delle più dirette avversarie. Qui intanto vediamo anche la Barnischi Francesca, che ancora è leader del Grand Prix, però ecco ha un piccolo gap rispetto alla Bellardinelli, anche se poi nel finale effettivamente è andata a recuperare tantissimo
addirittura anche a insidiare un po' la battistrada. Ecco, dicevamo, per quanto riguarda anche le competizioni di questo periodo, sono tutte gare ovviamente abbastanza brevi, questa qui del Comandar di Notte è intorno a 9 km, ma poi le altre come la corsa Corri a Cortona intorno a 7 km, poi la Rana Running 7 km, ecco, fa specie sicuramente in un percorso ancora più impegnativo i 16 km e mezzo della Prato Magno Run, quindi sarà un'altra delle competizioni abbastanza impegnative che metterà un po' a dura prova i concorrenti, e quindi vedremo un po'. Abbiamo già diverse iscrizioni per quanto riguarda questa competizione, forse attirano percorsi particolarmente duri, soprattutto anche un pochino più lunghi, anche per coloro che vorranno cimentarsi in passeggiate, diciamo fra virgolette, più ecologiche, ma soprattutto, diciamo, forse al fresco. Quindi la montagna in questo caso qui può essere un aiuto in più, e abbiamo visto proprio recentemente anche i campionati del mondo di corsa in montagna. Intanto che vediamo l'arrivo di Mida Risham, 30.06 il suo tempo, 30.27 per Nucera Giovanni, terzo posto per Emanuele Graziani che ha fatto una grandissima gara anche lui, quarto posto per Filippo Chiolini che ha tentato in tutti i modi di raggiungere Graziani, non ce l'ha fatta, poi Brezzi al quinto posto. Ecco qui poi vediamo, si susseguono un po' i vari concorrenti, ecco Tartaglini che ha fatto una bella rimonta nel finale insieme a Malvin Matius, eccolo qui, lo vediamo, anche Malvin si colloca sempre nelle primissime posizioni, quindi grande gara anche per lui. Poi Alessandro Annetti che ha mantenuto la sua ottava posizione, al nono posto per Leonardo Fatichenti, mentre al decimo posto vediamo Bernini che ha tentato in qualche modo con una volata ma non è riuscito a raggiungere Fatichenti. Comunque grande prova, all'undicesimo per il giovanissimo Abderrazzak Gasmi, poi Roberto Fani, ecco qui, poi Lorenzo Bucca ancora per i colori della rinascita Montevarchi, giunge dal traguardo, e qui vediamo la, ecco, Pellegrinelli che precede la Roberta Belardinelli insieme anche, ecco qui vediamo ancora che arriva Stefano Sinatti in questo caso, abbiamo visto buon compagni prima Burroni, poi ecco qui arriva anche la Barneschi preceduta da Lazzarini della rinascita Montevarchi, ecco qui comunque soddisfatte al terzo posto per quanto riguarda il settore femminile. Ecco qui intanto abbiamo le premiazioni per quanto riguarda questa gara. Ecco qui vediamo i protagonisti di questa competizione che si è poi completata con una cena, direi un po' tutti presenti alla festa, e quindi grande prova anche di organizzazione da parte degli amici di Figline che sono riusciti a realizzare questa competizione nel miglior modo possibile. Eccoli qui, intanto ancora si susseguono un po' il gruppo dei protagonisti della competizione. Eccoli qua ancora, e vediamo qui anche gli oro, gli atleti della categoria oro. Ecco qui vediamo Gibini in questo caso qui, poi qui vediamo la Belardinelli, ecco insieme alla Barneschi, poi l'atleta giovanissima della Futura al terzo posto. E qui ancora altri protagonisti che hanno, diciamo, con la loro prova hanno esaltato la gara dell'Le Comandar di Notte, e quindi giunta alla, mi sembra, sesta edizione, quindi sicuramente un grande risultato, e da parte degli organizzatori, insomma, soddisfazione nonostante la fatica che è stata compiuta per la realizzazione. Comunque sono tutti molto soddisfatti anche per il risultato tecnico oltre che da quello numerico, quindi sarà un'occasione in più per poter proseguire su questa linea. Bene, adesso siamo passati invece alla corsa, alla Corri a Terontola, una gara nuova quest'anno che si è inserita nel circuito del Grand Prix, nell'oratorio di Terontola, e vediamo
purtroppo, ahimè, la presenza molto modesta delle categorie giovanili, quindi pochi, diciamo, i ragazzi presenti a questa competizione, probabilmente sono tutti in vacanza, altri chissà cosa pensavano di fare, pensavamo un pochino anche da quelli del luogo di poterli coinvolgere, invece non c'è stata questa possibilità. Comunque sì, ecco, vediamo che Kikoshi, figlio, diciamo, di un atleta che ha ricominciato a correre, ha approfittato proprio della corsa di Terontola per riportarsi nella gara. E qui intanto, ecco, i preliminari della competizione, una gara svoltasi in due prove, quindi una prova, diciamo, per quanto riguarda i veterani argento donne e oro, e poi la gara degli assoluti. Direi complessivamente, diciamo, un buon numero di partecipanti, nonostante la concomitanza che era Montefeltrino e Amorra, quindi hanno partecipato a questa competizione, e a detta anche diciamo, degli atleti è stata piaciuta tantissimo, proprio soprattutto per le caratteristiche di questo percorso, un circuito da ripetersi 4 volte per questa categoria qui e 5 volte per la categoria successiva. Quindi direi un grande spettacolo, chiaramente anche qui assenza assoluta di mezzi, e quindi questo ha permesso agli atleti di poter correre in sicurezza e soprattutto senza, diciamo, l'assillo di avere dei mezzi motorizzati intorno. E qui è stata veramente una battaglia serratissima nella categoria veterani, con ovviamente il favorito d'obbligo che era Fontani Ettore, che, come dicevamo anche nella gara, diciamo, di Levane, è stato il protagonista, ma ultimamente è diventato il protagonista assoluto. E poi è andato molto forte, vedete qui il maglia 265, maglia gialla per Enzo Cassini della Filirun, che è andato molto forte. Poi Rosai Valentino, Stefano Sinati della Corte subito dietro. E poi anche, vedete, anche in questo gruppetto dietro Calabro, che sta riprendendo piano piano. Qui vediamo un allungo di Fontani, era un giro, vedi, avanti e indietro, veramente, beh, direi simpatico, con due archi, addirittura l'arco arancione per l'arrivo e quello azzurro invece per la partenza. E qui vediamo che i concorrenti si potevano anche un pochino vedere, quindi controllare anche a vicenda su quello che stava accadendo nelle retrovie. E qui intanto vediamo la Barneschi Francesca, invece, che è risultata un po' la protagonista di questa competizione. Poi Scaglia Gianmarco, qui vediamo subito la Lacrimini Tiberi, ma ancora erano le primissime avvisaglie, quindi tutto poteva accadere nel settore femminile, che erano nello spazio di pochi metri. Vedete Sandarelli, poi vediamo anche Mariottini, Moretti, eccetera, che erano subito dietro. Pertanto tutto poteva accadere negli ultimi giri. Intanto qui si sta chiudendo chiaramente la luce, quindi si comincia ad arrivare un po' nella penombra della sera. Anche qui partenza un quarto alle 9, quindi 20:45, e comunque sia un percorso, direi, completamente, diciamo, illuminato, quindi c'era la possibilità di correre in tranquillità assoluta. Diciamo che qui l'organizzatore è stato Don Alessandro, insieme all'alunno Giancarlo, sono stati un po' i protagonisti di questa competizione, di questa corsa Corri a Terontola all'oratorio, proprio per dare un po' di movimento anche all'attività che hanno cominciato a realizzare gli amici di Terontola, affiliati al CSI. Fra l'altro quest'anno ci sarà il campionato italiano proprio del CSI il 20 di ottobre, 22 di ottobre ad Arezzo, quindi vedremo un po' quello che succederà. Qui intanto vediamo, ecco, questi girigoccoli, diciamo circuiti, ovviamente serata particolarmente caldissima. E qui vediamo Fontani, che adesso, ecco, vediamo che c'è Rosai che ha passato Cassini proprio in questo istante, quindi le posizioni sono leggermente modificate. Stefano Sinatti che stacca della Corte Salvatore, quindi diciamo che è stata una posizione continua. Qui vediamo Calabro che sta recuperando anche lui posizioni su posizioni. Forse la spettacolarità, diciamo, del circuito gara chiaramente induce anche a controllare, quindi a verificare anche le situazioni. Vediamo intanto Barneschi sempre al comando, invece Marraghini è stata già superata. Scaglia che domina la categoria degli argento. Poi vediamo Soldini, Monnanni. Ecco che intanto l'arrivo di Fontani
Fontani Ettore della Polistica del Campino, complimenti per la sua prova sempre egregia. E qui vediamo al secondo posto anche Rosai Valentino, compagno di squadra, che si è rifatto nonostante, diciamo, la partenza un pochino più cauta. Al terzo posto Enzo Cassini non ce l'ha fatta, però sta increscendo anche questo atleta della Filirana. Quarto posto per Stefano Sinatti, nonostante anche lui qualche intoppo sta recuperando molto bene, della Corte Salvatore. Poi al sesto posto, ecco che grande Calabro Antonio, che è riuscito a, proprio nel finale, a staccare Scioli Roberto della Menzana di Siena. Poi Parrini, ecco, via via si susseguono un po' i concorrenti, Parrini, Paci, vediamo Frontani, leader della classifica per quanto riguarda il, ecco qui, Frontani Massimo, nella classifica della categoria dei veterani. Poi Soldini Aldo, preceduto chiaramente dalla Barneschi Francesca, che va a vincere questa prova. E addirittura poi vediamo Soldini, ecco Soldini che giunge al traguardo, poi ancora Scaglia Gianmarco, altro atleta. E andiamo alla volata anche delle donne, questa è stata veramente agguerritissima, la Tiberi che nel finale supera Sanarelli, e addirittura nel giro precedente Moretti era in terza posizione, quindi proprio nel finale è successo un po' di tutto. E qui vediamo anche Tonelli che precede proprio Moretti, arrivata quasi all'ultimo momento, quindi riscaldamento molto approssimato ha dovuto effettuare l'atleta Silvia della Polisportiva Prociana. Poi Mariottini, poi vediamo Menchetti, poi arriva anche Moreno Sinatti. Ecco, via via si susseguono un po' gli arrivi di questa competizione. E qui siamo passati invece alla gara degli assoluti, e qui una gara agguerritissima con atleti direi di un certo spessore, il meglio diciamo che c'era un po' nella provincia. Vedete già l'imbrunire, quindi anche le immagini sono un pochino più scure. E vediamo Nilo Attiglia, poi vediamo Filippo Chioni, Taos Zaccaria, poi Paganelli, Anzano, Annetti, Vannuccini, ecco qui poi Ragazzini, Mbarek in questo gruppetto degli inseguitori, vediamo insieme Ciambriello, poi Refi Celestini, Mazzarelli, ecco qui Di Miceli. E questi devono fare 5 giri, quindi un percorso particolarmente, diciamo, impegnativo, che ha messo un po' a dura prova anche i vari concorrenti. Però sicuramente da un punto di vista anche della corsa molto piacevole, anche proprio perché si cominciava a correre intorno alle 21:30, quindi la temperatura leggermente si abbassava, non tanto, ma non c'era il sole. Quindi questo, ecco che vediamo il terzetto di testa molto agguerrito con i protagonisti davanti, ma gli altri sono sempre dietro. Ritmo molto sostenuto intorno ai 3:10 a chilometro, e quindi questo faceva capire che la gara era molto molto sostenuta, molto molto veloce. Eccoli qui, vediamo proprio c'era la possibilità di poter visionare quello che accadeva anche dall'altra parte del percorso da parte dei protagonisti. Eccoli qui, stanno proprio qui, c'è Niola, Taos e Filippo Chiolini, i primi tre che sono passati, poi Anzano, poi Paganelli. E ancora la gara era molto lunga, quindi tutto poteva accadere. Poi qui vediamo Vannuccini, Fatichenti, Alessandro Annetti, Ragazzini che inseguono a leggera distanza, poi ancora un gruppetto con Refi, Mbarek, poi Ciambriello, Fatichenti, Celestini, Mazzarelli, Mannuccini, eccolo qui Mannuccini, poi Di Miceli, Campani, Lazzarini, anche Marraghini è andato molto bene. Ecco, via via si susseguono un po' i vari concorrenti in questo tratto di percorso, diciamo tutto pianeggiante, semmai con curve contro curve che forse per alcuni, diciamo, faceva modificare, diciamo, il ritmo del percorso. Quindi intanto il terzetto di testa vedete sempre compattato, poi Anzano e Paganelli che si stanno facendo sotto, poi Alessandro Annetti insieme a Vannuccini e a Fatichenti che inseguono. Quindi una gara che sicuramente anche questa qui, tanto Ragazzini, sicuramente verrà ripetuta anche il prossimo anno. Sarà una gara molto spettacolare, quindi con qualche piccola, diciamo, aggiunta in più anche per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma sicuramente molto spettacolare, che invoglierà molti atleti nel periodo estivo di fare queste gare in notturna di un certo livello. Quindi gare
diciamo, basate sul ritmo, sulla velocità, ma anche sulla spettacolarità della competizione, perché questa sicuramente è molto spettacolare. Poi rivederla per 4-5 volte sicuramente induce anche il pubblico ad assistere in maniera più piacevole rispetto a una gara a partenza e arrivo. Forse per i concorrenti un po' peggio, però per chi sta bene questa è la competizione che viene apprezzata di più. E qui intanto vediamo che si stacca Filippo Chiorini dalla coppia di testa Niola e Taos, e si fa sotto anche Paganelli, che sta recuperando nei confronti di Filippo Chiorini. Poi abbiamo visto Anzano, poi Annetti. Queste sono situazioni abbastanza importanti. Qui si decide un po' la gara quando mancano 1500 metri alla conclusione, perché sono 1530 metri poco più poco meno a giro. E qui vediamo l'arrivo di Attilio Niola, sicuramente sempre in forma, sempre in spettacolarità nella sua corsa. Poi Taos Zaccaria al secondo posto, viene staccata proprio nel finale. Terzo posto, una rimonta eccezionale da parte di Matteo Paganelli nei confronti di Filippo Chiorini, che ha cercato fino alla fine di poter resistere, ma probabilmente ancora un po' indietro sulla preparazione, non gli ha permesso di raggiungere quell'obiettivo del podio dei primi tre assoluti. Qui intanto vediamo anche alcuni atleti doppiati. Ecco, qui vediamo anche Anzano, che è andato molto bene, quindi sicuramente una bella competizione che gli amici di Terronta, che vediamo anche Alessandro Annetti, poi vediamo Vannuccini. Dicevamo che la competizione verrà sicuramente ripetuta anche il prossimo anno, quindi sarà una gara da inserire nel circuito del Grand Prix, da trovare forse la data più idonea. Qui vediamo la grande prova anche di Mbarek nei confronti di Refi Mirko. E diciamo, quindi il prossimo appuntamento sarà la Rana Running di Broglio, e poi dopo ancora l'11 la corsa del Santuario delle Vertighe. Anche questa è una gara in circuito, sempre in semi notturna. Anche questa quindi permetterà di poter correre in tranquillità. E poi il 13 la Prato Magno Running, la partenza alle 9:30 del mattino, mentre poi il 17 saremo a Corrilerchi, il 24 a Castelfranco di Sopra. Queste in sintesi un po' sono le varie competizioni che saranno presenti nel periodo di agosto, quindi non c'è tregua per i partecipanti, una ferie, diciamo vacanze che possono essere attive da un punto di vista motorio e quindi farla nella dovuta maniera è importante per quello. Con questo vi saluto, un appuntamento alla prossima puntata.